Nicolò De Maria è stato arrestato nel 1980. Susanna Berardi è stata arrestata nel 1982. Cesare Di Leonardo è stato arrestato nel 1982. Poi ci sono altre 27 persone, più o meno nella stessa situazione, sono ancora tutti in prigione. Dal 1980 sono passati 37 anni, stiamo avvicinandoci ai 38 anni. Tutte queste persone hanno fatto parte delle Brigate Rosse, sono state condannate per aver fatto parte della lotta armata che, come tutti sapete, fra gli anni 70 e la fine degli anni 80 ha insanguinato l'Italia. Ora io oggi non è che voglio discutere delle Brigate Rosse, del terrorismo, del... non voglio entrare nel merito, ne parliamo un'altra volta, bisogna discuterne, è una questione della quale io credo che sia giusto parlare, raccontare bene come andarono le cose in quei 15-20 anni molto duri per l'Italia. Io voglio discutere solo un'altra cosa. È giusto, secondo voi, che un essere umano dopo 37 anni di carcere non venga rimesso in libertà? Non ha espiato la pena? Non possiamo essere soddisfatti? Gli si può dire no, io non ti rimetto in libertà perché tu non hai compiuto alcun atto di pentimento? Io ve lo dico francamente, secondo me no. Secondo me sarebbe giusto un intervento legislativo, o forse un intervento del Presidente della Repubblica, che risolvesse questa questione, che è una questione di civiltà. 30 persone che stanno in prigione ormai da 40 anni.